Allora, mi chiamo Salvo Territo, arrivo da Varazze, provincia di Savona, pizzeria, ristorante Vecchie Mura. E questo è un impasto di maturazione di 85 ore con lievito madre di 15 anni di frutta, soltanto frutta, parliamo di mela fermentata, rinfresco avviene ogni volta che noi prepariamo l'impasto, una pizza gourmet fatta con gli ingredienti sono stracchino, delle capesante saltate in padella con del brandy, il gambero di Santa Margherita Ligure in olio cottura con marinato, con dello zucchero, limone, sale, pepe e olio. E per finire lo scampo idem in olio cottura. L'impasto è un impasto con basilico per dar vita all'originaria e per esaltare i sapori liguri, con gocce di patè di olive taggiasche. A decorare abbiamo dei pistilli di cavolo rosso, dell'erba cipollina e anche della salsa ristretta della sua demi-grasse, dei crostacei. Peraltro nulla da dire, l'impasto, se volete farmi domande non c'è problema, siamo qua. Caspita, cominciamo con l'impasto. Sì. Lievito madre, 15 anni. 15 anni. Che avete fatto voi? Che... Esatto. Parlacene. Allora, noi abbiamo preso delle... parlacene, qua andiamo a troppo. I segreti, capì? Allora, no, ne parliamo. Allora, è un lievito madre con fermentato con una mela, praticamente dopo una settimana man mano si dà da mangiare alla sua finitura, si fa un impasto, più che meno un impasto di idratazione quasi 100-100 che andiamo a dar da mangiare ogni tre giorni. Dopo di ciò mettiamo il nostro bel bimbo a riposare dopo questa bella lungo trattamento nelle nostre celle a temperatura controllata di 3 gradi, 4 gradi. Dopo di ciò, ogni volta che utilizziamo l'impasto per fare l'impasto delle pizze, perché noi usiamo in pizzeria tutto lievito madre, ha un'esplosione che, guardate, non ce n'è paragone, anche io mi immaginavo, però a 7 anni che siamo insieme che lavoro per la pizzeria Vecchie Mura, quindi a 7 anni che facciamo soprattutto impasti a lievito madre. Utilizzato anche per dolci, lo utilizziamo anche per i dolci, il nostro lievito madre. Questa è una farina W350 con maturazione di 85 gradi, di 85 ore, è fuori frigo, noi lo teniamo di solito per la lievitazione finale, due solo, orette. Solo una cosa, sì. A parte gli ingredienti sopra sono venuti benissimo, cioè la cottura è perfetta e tutto. Ma ci sono anche gli asparagi di mare, scusate. No, buonissima. Molto buono. Una cosa, è rimasta molto soffice, ma il forno lo utilizzate ad alte temperature? Sì. Ho notato che è rimasta un pochettino... Più che alte temperature noi utilizziamo il forno in platea sui 250, infatti avevo regolato ma non... Io infatti ho visto, secondo me ti aspettavi che venisse diversa forse un po' l'impasto. Leggermente... Un po' più croccante, vero? Più croccante, perché noi utilizziamo un forno a gas soprattutto, o promiscuo quando c'è vento, anche là non si capisce. Da quanto è che la stai studiando sta pizza o la state studiando? Allora, voi, siccome io sono pure uno chef, lavoro in cucina, io utilizzo i miei piatti, li porto nella mia pizza. Io faccio pizze da gara soltanto. In più ho avuto un buon maestro e quindi non c'è che dire. Applico la mia cucina alla pizza. Comunque. È a 3 giorni che l'ho studiata sta pizza qua, 3 giorni, niente di più, e già ce n'ho una per il futuro, per il campionato. Comunque. Italiano. Per me va bene così. Poi? Io non ho nulla da dire, diciamo che quello che hai messo sopra è veramente ottimo, ma veramente ottimo. Grazie mille. Mangiare una pizza così
ce ne fossero. Noi abbiamo soprattutto il menù di pizze speciali, con impasti alternativi, integrali, cereali e anche alla curcuma, eccetera, eccetera. E questo è un impasto al basilico. Grazie mille.